Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Avrete visto sicuramente la clip a inizio video dove vi faccio vedere dove appunto ottenere degli oggetti bonus che non possiamo prendere inizialmente durante l'esplorazione del capitolo o durante la parte di storia. Quando invece possiamo poi esplorare per conto nostro, vi farò vedere magari con queste piccole sezioni dove prendere gli oggetti indicati. Nella scorsa puntata abbiamo risolto un attimo la situazione all'interno del castello. Ora però invece dobbiamo partire alla volta di Baron, se non ricordo male, dovremmo ritornare a Baron. Quindi dirigiamoci verso la nave. Però la cosa che dobbiamo fare, che questa è una cosa che mi ricordo da sempre, è togliere praticamente l'equipaggiamento a tutti, tranne che a Cecil. Questo perché? Perché adesso subiremo la perdita del nostro equipaggio. E adesso lo vedrete. Questa è una delle parti che mi ricordo meglio del gioco. Ah, forse qua ci dà la sublimazione la moglie. Perché mi ricordo che ci dava la sublimazione. Ecco, sublimazione contrattacco. Certo, la sublimazione contrattacco per Young potrebbe essere ottima. Però per adesso la voglio tenere. Qui si parte, tutti contenti, tutti felici. Yatta, yatta. Ovviamente non possiamo comandare noi la nave. Veniamo automaticamente portati, diciamo, a destinazione, se così si può dire, dall'equipaggio. Però succederà una cosa. Succederà una cosa. Cosa faremo una volta arrivati a Baron? Prima di tutto andremo a cercare Sid. Edward ha le crisi, giustamente. Sono curioso di vedere qua come hanno fatto questo tipo di nemico. Ecco. È quello? Eccolo lì. Non è possibile. Leviatano. Per i più esperti della saga. Eh già, succede esattamente questo. Non è un combattimento, quindi stiamo tranquilli, non c'è assolutamente da lottare. Però, come vi ho detto prima, bisogna rimuovere gli equipaggiamenti perché sennò andrebbero persi. Mentre invece così li abbiamo noi nell'equipaggiamento, e una volta che ci rincontreremo col party, non dovremo ricomprare tutto l'equipaggiamento. Questa è una cosa che, ovviamente, per chi non lo sa, può essere veramente urtante per la prima volta. Esatto, sono da solo. E in questo momento ci ritroviamo da solo con Cecil, con una musica particolare anche abbastanza triste. Salviamo sull'altro file. Benissimo. E dirigiamoci in questo momento solo verso destra. Ed entreremo qui nella città di Misidia. Esattamente. La città di Misidia è una nostra vecchia conoscenza. Negozio di armi, negozio di oggetti. Ma tu sei il tipo che era Baron, te la faccio vedere io. Rospo! Lol. Adesso siamo dei rospi. Ora sì che sei perfetto.
Questa è la porta, cioè, strada del diavolo che conduce a Baro, nessuno può entrare. Che sarebbe appunto quella strada che collegava entrambi i sentieri. Allora, qui non c'era niente che dovevamo prendere. Il cavaliere delle tenebre, non abbiamo niente da dirci. Ora qua giustamente se noi volessimo entrare a prendere difese, ah no, forse ce le fanno comprare, addirittura. Cappello a punta, cappello Gaia, armilla argento, scudo della luce, elmo della luce, armatura nobile, guanti, eccetera, eccetera. Vedete, queste sono già tutte, diciamo, sono tutti equipaggiamenti. Sono tutti equipaggiamenti che ci fanno già capire qualcosa. Ancora non capiamo effettivamente. Vabbè, qua già abbiamo tutto quello che ci interessa, quindi non ci interessa. Torniamo indietro, lì c'è la locanda, però noi per il momento andiamo da questo lato. È un bel coraggio a farti rivedere. Entriamo in questa porta perché dobbiamo parlare con il saggio. Una luce nuova. Tutto fa parte di una prova che devi superare. Sul monte dell'Ordalia, là troverai il fato ad attenderti. Palom e Porom, esattamente. Eccoli qua. Porom, la maga bianca, e poi Palom invece il mago nero. Eccolo. Che adesso si uniranno alla squadra. Quindi non saremo più da soli. Ok, la montagna ci aspetta, eccetera, eccetera. Io ovviamente sono ancora in status rana. A questo punto possiamo uscire. Non credo che c'era altro da. Eh sì, lo so che devo andare a est. Tra l'altro è una zona abbastanza difficile da raggiungere per chi non ha mai giocato a Final Fantasy IV. E ovviamente uno può confondersi. Vediamo se adesso mi ritrasforma normale. Vuoi diventare paladino? Scordatelo. Allora, andiamo al negozio oggetti, vediamo un po' se possiamo acquistare qualcosa. Gran pozione, a dire la verità, mi potrebbe servire. Però va bene, ho le pozioni, ne ho parecchie, quindi per adesso lasciamo perdere. Ecco, l'erba dell'eco, in realtà qualcuna in più la compro, giusto per essere. Padiglione, ripristina PVPM e status alla squadra, quindi è molto meglio della tenda, però sinceramente 500 per il momento non voglio spenderli. Quindi va bene. Adesso ce ne andiamo qui alla locanda. Ovviamente vi ho fatto vedere lo scherzetto del ranocchio. Guardiamoci la tizia che balla. Questa la dobbiamo andare a vedere in tutte le città. Mi ricordo nella versione del Super Nintendo con i pixel che si muovevano e saltavano da destra a sinistra. Qua invece almeno il movimento sembra molto più naturale, più figo. Era bello nella versione del Super Nintendo, sto pixel che saltellava a destra e sinistra e ballava così. Mi è venuto un gran sonno. Esatto. Niente ancora di cose da imparare.
Perché adesso non sono più una rana, ma sono addirittura un maiale. Bellissimo. Questi colpi di genio sono stupendi. Nella strada Square Enix. Se non sbaglio, questo succedeva comunque. Perché non ricordo. Non ricordo effettivamente. Penso che succedeva comunque. Allora, vediamo se invece rifacendo il balletto cambiavo la trasformazione o se comunque restavo un maiale, perché mi ricordo che forse potevo utilizzare questo trucchetto per ritornare normale. Ora sto comunque viaggiando con la fantasia, con i ricordi, quindi non so se effettivamente quello che dico è vero. Perché adesso lui ha la stessa scena. No, resto maiale, ok. Mi ricordavo che invece ritornavo normale. E invece no. O l'hanno fissato, o forse non era effettivamente così. Se diventi paladino tu, allora può farcela chiunque. Però non mi fanno riposare qui? Magie, vediamo se. Siamo tutti status maialino. Vediamo se Porom. No, non ha nulla. Nell'inventario non ho niente che mi cambi dalle. Produce l'effetto vista. Cura lo status rospo, però noi siamo adesso maiali, non rospi. Insegna l'abilità contrattacco. Questa potrebbe essere interessante da dare a Cecil, a dire la verità. Soprattutto adesso che devo affrontare poi un boss particolare. Non lo so, però prima voglio vedere. Questo non mi ritrasforma più, maledetto. Va bene, niente, usciamo. Utilizziamo una tenda. Non so se effettivamente la tenda mi cura adesso dallo status negativo. Sì, ok. Meno male. Vabbè, non salviamo adesso. E proseguiamo appunto verso il mondo. Ecco, stavo appunto dicendo che comunque loro hanno delle abilità pazzesche. Vediamo il loro equipaggiamento. Ferula Focum, va bene. Hanno sicuramente dell'equipaggiamento migliore rispetto a quello che potrei offrire io. Quindi direi che possiamo anche lasciarli così. Sì, assolutamente. Loro hanno già un ottimo equipaggiamento di base. E non dobbiamo far altro adesso che. Ecco, abbiamo preso anche la magia porcello. Ora il problema è che, ecco, mi serve ago dorato. Ok. Per lo status pietra. Sarà un piacere quando apprenderanno Esna. O meglio, qualcuno riuscirà ad apprendere. Rinascita di Egida e Buferara. Buono. Abbiamo preso delle ottime magie. Questa foresta comunque contiene mostri. Buono. Stanno aumentando tutti di livello, che è un qualcosa di spettacolare. Sono felice di ciò. Allora, il monte. Ok, stavo dicendo, il monte che a noi interessa si trova qui. Però, esattamente a sud, abbiamo. Eccola. Ottimo. Ecco, entriamo qui nella foresta dei Chocobo. Foresta dei Chocobo molto importante perché troveremo una vecchia conoscenza. Ok, non posso essere più Dockway, quindi adesso diventa. Ecco, Camping Way, il campeggiatore. Sì, ti do la tenda. Madonna, 300 guil per una tenda? Madonna mia. Allora, lui se non sbaglio dovrebbe curarmi.
Ah, il recupero dei PM. E adesso qua, se non sbaglio, dovrebbero. Ah, ecco sì, che lo posso utilizzare comunque per spostarmi. Certo, è rischioso. È molto rischioso utilizzare i Chocobo, perché una volta che voi li lascerete, ecco qui c'è la tana per il Cicciocobo. Adesso se mettiamo noi, se non sbaglio, dov'era? L'erba Ghisal, dovrebbe arrivare il Cicciocobo. Ma io dovrei averla l'erba Ghisal. Eccola. Eccolo qui. Mi è arrivato il Cicciocobo, che adesso, se non sbaglio, dovrebbe. Ecco, dovrebbe comunque occuparsi di tutte le cose che si occupava prima, Camping Way, o come si chiama. Quindi abbiamo il bestiario, quindi lui ci permette adesso di vedere, tutte le creature che abbiamo sconfitto all'interno del gioco. Poi, rassegna, che cos'era? Ah, diciamo il riepilogo di tutto quello che è successo. E poi un'altra opzione che non possiamo utilizzare. Il Chocobo bianco ci cura dei PM. Gli altri Chocobo invece li possiamo utilizzare per andare in giro per il mondo. Al momento non ci serve tutto ciò. Però la cosa che abbiamo avuto gli MP curati è una grandissima cosa. Per cui continuiamo. Salviamo qui. Sì. Ok. E proseguiamo. Un altro pochino. Dopodiché invece staccheremo. E nella prossima puntata, molto probabilmente, forse concluderemo la puntata qua. E quindi vi stavo dicendo che molto probabilmente o finiremo la puntata qui, nel senso prima dello scontro con il Cecil Oscuro, oppure vediamo. Che belle le animazioni finalmente. Sono molto carine. Nella vecchia versione ovviamente del Super Nintendo non rendono così bene. Ecco, loro lo sanno. Come fanno a saperlo? Quindi lui praticamente sa che noi stiamo per diventare, o per meglio dire, vogliamo diventare dei paladini. Allora, mi serve l'antidoto. Pozione. Ok, prendiamo tutti i bordi del. Stanno salendo di livello. Quindi stavo dicendo che stanno diventando fortissimi i due maghetti. Cosa che mi torna estremamente utile. Allora, stavo dicendo che i due maghetti stanno diventando delle bestie. Che qua curiamoci un poco. Devo dare dell'etere qui perché sennò è finita. Oh, ha esplorato le pendici, 5 antidoti. Oh. Mi sarei aspettato magari qualcosina in più. Sto avendo dei problemi col controller. Oh, guardate chi c'è. Meglio.
Meteo. Sbong. E beh, Tella è fortissimo. La sua ragazza si chiama Rosa. Zitto. Ma chi è sto Golbez? Oh, grande Tella che entra nella squadra. Mi sarà utilissimo, anche se in realtà lo scontro con la mia parte oscura sarà uno contro uno, quindi diciamo che di per sé non mi aiuta tantissimo. Però diciamo che durante i combattimenti casuali, mi darà senza ombra di dubbio una grandissima mano. Eh sì, ha praticamente lo stesso equipaggiamento quasi che avevamo. L'armilla d'argento, quanto l'ho presa questa? Beh sì, diamogli un po' di... Diamogli un po' di potenza. Anche se vorrei vedere una cosa, se io porto gruppo... Ecco, così lo faccio stare nella fila dietro, perché nella fila davanti rischia... Allora, utilizziamo l'antidoto. Ah, tutti e due erano avvelenati, ecco perché. Etere, che giustamente sanno che qui, essendo tutti maghi, utilizzano MP come se non ci fosse un domani. Mi sembra anche logico. Ecco, dobbiamo fare tutti i puntini della mappa. Un etere ci sta tutto. Attacco alle spalle che mi ha letteralmente disintegrato. Fortunatamente abbiamo le risorse per poter continuare. Un etere, buono. Ci sta. Certo, me ne avesse dato magari qualcuno in più, forse. La smetti di fare versi, non sono io. Allora, antidoto. Va bene così.
Ora qua, se io non erro, dovrebbe esserci forse una zona per salvare. Allora, se non erro qua dovrebbe esserci, esatto. Per cui, inventario, tenda. Se magari... Ma... Scusa. Ma ho dato tutte le tende? A coso? Scusa, non me ne aveva chiesta una sola? Ma coda di Finisher, Badell'Eco, salvagente. Non ci credo. Cioè, mi ha preso tutte le tende. Oddio. Questo potrebbe essere un problema. Vabbè, utilizziamo gli eteri, che vi posso dire. Va bene. Madonna, quello mi aveva detto una tenda. Ok, affrontiamo il boss. Dopodiché ci salutiamo. E nella prossima puntata assisteremo all'evoluzione di Cecil. Eccoci qua. Ecco, ora il mio problema è che io qua con le tenebre faccio veramente, veramente poco. Quindi andiamo giù pesante, dato che il fuoco è debilitante. Però lui fa il contrattacco tuono, vero? Sì, e allora una bella energia. Top. Come se lo sapessi che già me lo shottava. Vabbè, però così è una bella rottura di palle. Perfetto. Bene, direi che come boss fight è stata abbastanza semplice. Possiamo dirlo, per una volta almeno. Comunque, per il momento è tutto. Io vi ringrazio per essere stati con me e ci vediamo alla prossima.